Riccardo Piccirilli, non ti preoccupare che non ti diamo fastidio. Allora, sei vice campione italiano nella specialità boulder qui a San Martino di Castrozza, in Trentino, per i campionati italiani di arrampicata, quindi uno sport abbastanza tosto. La domanda più stupida del mondo: sei contento? Sì. Senti, sono state gare difficilissime, ti abbiamo visto. Quanto ti sei allenato per arrivare fino qua, Riccardo? Io mi alleno tutti i giorni. Tutti i giorni? 3-4 ore, sì. E quindi significa che bisogna faticare tanto. Senti, tu sei tesserato con la Gollum, sei aquilano, sei tesserato con la Gollum di Pescara, e in questi 3 giorni, oggi è domenica, l'ultimo giorno, hai trovato degli avversari forti forti, sì. Vero? Ti hanno stupito, cioè il livello è alto? Molto molto. Senti, la gara che hai vinto, ce la racconti un pochino? A noi che non capiamo, Erano 3 blocchi molto duri. Ok. E uno sono riuscito a farlo al quarto tentativo, e un altro non l'ha fatto quasi nessuno, e un altro invece non sono riuscito a farlo. Però sei vice campione italiano. Sì. Senti, ci diceva papà, ma anche mamma, che devi girare tante palestre, no? Perché sì, devi trovare sempre pareti all'altezza della tua crescita. Non ti stanca questa cosa? No. Quindi... No, perché mi piace girare da una parte all'altra. E poi i risultati si vedono. Senti, noi sappiamo che mamma e papà si impegnano tanto per farti fare quello che ti piace. Sì. Ti possiamo chiedere quando hai cominciato a capire che potevi fare tanto in questo sport? E quando... Eri piccolino? Sì, quando in palestra ho iniziato a fare blocchi più duri e ho capito che potevo fare di più. Gli allenatori che ti dicono, che ti hanno detto soprattutto prima di questa gara? Che sono stato molto bravo e che dovevo riflettere un po' di più sul blocco che non sono riuscito a fare. Perché questo, sempre per noi che non capiamo, è uno sport in cui bisogna pensare tanto. Sì. E adesso siamo a giugno, adesso che fai? Adesso io mi riposerò 15 giorni e poi inizierò con gli allenamenti. Sempre più duri? Sì. Grazie, Ricky. Prego.